Salve a tutti, oggi è sabato 25 giugno e siamo in provincia di Benevento, precisamente a Massa di Faicchio. Massa di Faicchio, che è una frazione del comune di Faicchio, provincia di Benevento. E, guardate, solitamente si dice che tutte le strade portano a Roma e siccome portano a Roma le strade sono tutte belle, aggiustate, messe a posto, insomma, come si deve. Tranne evidentemente c'è una via a Massa di Faicchio che si chiama Via Samucito, che adesso andremo a farvela vedere tutta, che non porta da nessuna parte, nel senso che a momenti poi è proprio abbandonata. Le macchine certamente ci camminano, però andiamo a vedere quanto è disagiata questa via. Facciamo questo video perché, guardate, io sono tanti anni che abito al nord Italia, però ho abitato qua a Massa un po' di tempo e ci sono molto affezionato, torno sempre volentieri perché veramente è una, tra l'altro c'è il detto che si dice chi per Massa ci passa il cuore ci rasa, io l'ho lasciato perché ho trovato la moglie qua, quindi evidentemente è vera la cosa, no? Adesso andremo a vedere quello che succede. Oppure quello che non succede, dovrebbe succedere, non succede su questa strada. Guardate, vi facciamo vedere partendo proprio dalla cuneta che c'è al fianco della strada. Guardate in che condizioni si trova, a parte il fatto che c'è un palo di vetro, però insomma questo è il meno. Guardate in che condizioni si trova questa cuneta, piena di immondizia, piena di erbacce. Praticamente c'è il cordolo qui sulla strada che è invisibile più avanti perché c'è cresciuta l'erba, quindi qualcuno con la bicicletta che ci passa vicino, se cade si fa malissimo. Ma guardate, comunque questa qua è una via che... c'è una cuneta su questa via che è stata fatta con i soldi pubblici, cioè i soldi di tutti, quindi a maggior ragione andrebbe comunque pulita, sistemata e messa a posto. Faccio un appello al sindaco di Faicchio, il dottor Nino Lombardi, o Nino Lombardo, adesso non ricordo bene come si chiama, che tra l'altro è anche presidente della provincia di Benevento, quindi comunque tanta roba, cioè, voglio dire, signor sindaco, ma veramente ha intenzione di curarsi di tutte le strade del paese oppure c'è qualcuna che è meno strada delle altre? Guardi, è una cosa che è inguardabile. Vi faccio vedere, qui siamo di fianco al cimitero. Guardate in che condizioni c'è il... dovrebbe essere un parcheggio, penso, di fianco al cimitero, ma guardate in che condizioni è. Guardate cosa c'è qua intorno. Se lo vediamo bene, ce n'è, insomma, c'è ogni ben di Dio qua. Dell'immondizia, della sporcizia, roba buttata lì. Addirittura due gomme, guardate, due gomme di una macchina che ci sono qua. Qui c'è un pozzetto scoperto che tra l'altro per la sicurezza delle persone è una roba che anche perché ci sono i fili elettrici, attenzione, quindi cioè, voglio dire, non è mica una cosa da poco. Guardate, è tutto così questo piazzale qui davanti. Cioè, praticamente è la parte di dietro al cimitero che comunque si affaccia sulla via Samucite. Guardate qua. Guardate che razza di roba che c'è qua, dei secchi abbandonati, secchi di pittura, di catrame, del legno, cioè del ferro, cioè praticamente di tutto e di più. Poi chiaramente qualcuno l'avrà buttata qua, no? Però voglio dire, il comune per una volta potrebbe sistemarlo, perché poi è da anni che è così, non è che è da ieri, è da un sacco di tempo. Guardate, del vetro. Cioè, c'è praticamente una roba che non si può neanche guardare. Non si può neanche guardare. Guardate i fili della corrente come sono messi. Cioè, guardate se secondo voi possono stare i fili così. Guardate che lavoro, che roba. Cioè, praticamente qui vi faccio vedere all'altezza d'uomo proprio. Il filo che praticamente ad altezza d'uomo lo vado a toccare io, che è una roba che è assolutamente pericolosissima, comunque pericolosissima. Vi parlavo prima della cuneta e guardate che roba qua, cioè questa qua è la cuneta di una strada comunale del comune di Faicchio, provincia di Benevento. Guardate che lavoro, non si vede neanche il cordolo, il cordolo in cemento che praticamente è stato inglobato dalle sterpaglie. Guardate,
è cresciuta l'erba sopra, quindi non lo vede, uno passa con la bici vicino, se ci sbatte ci cade dentro. Guardate che roba, è piena. È possibile che ci sia questa roba qua? Non è possibile, non è ammissibile soprattutto. Signor Sindaco, io penso che lei dovrebbe veramente fare qualcosa perché è veramente una roba che... Guardate anche qua, i fili di nuovo della corrente, che pendono proprio. E questa qua dovrebbe essere la società che distribuisce l'energia a occuparsene, pensano. Però il palo, guardate. Il palo pericolosissimo perché non è più dritto, ma sta inclinato verso la strada. Secondo voi potrebbe cadere? Beh, certo, con un vento forte sì, E non è ancora tutto, perché andiamo a vedere più avanti, Intanto comunque guardate i cordoli ai margini della strada, tutti inglobati dalle sterpaglie, sia da una parte che dall'altra. Guardate che roba. È una roba che non si può neanche guardare. E non è comunque certamente degno di un paese normale, normale. C'è di tutto dentro, delle bottiglie buttate, bottiglie di vetro, di birra, insomma, ogni cosa si può trovare. Ogni cosa. Guardate che condizioni. Ancora dei secchi abbandonati. È incredibile, ma vero, eh? E quindi questa strada qua avrebbe bisogno di una bella pulizia. Non è che è meno strada delle altre del comune di Faicchio. Quindi torniamo di nuovo al responsabile numero uno, cioè il sindaco del paese, che dovrebbe comunque attivarsi. Io lo faccio, ripeto, perché mi sta a cuore questo paese e ogni volta che ci vengo, se c'è qualcosa che non quadra, io lo denuncio tranquillamente, anche perché non mi invento nulla, guardate. Qui il cordolo addirittura è andato nel fosso, tutto. Qui c'è il rischio che qualcuno si faccia male, ma davvero, se ci cade, metti che per sbaglio ci cada, si fa male. Ma andiamo a vedere più avanti. Guardate qui, c'è praticamente il filo della corrente che scende giù, Cioè scende giù praticamente che diciamo che si può toccare. Guardate, vi faccio vedere, se io salgo sul coso, sono con la mano qua. Adesso non è che uno deve andare apposta per toccarlo, però non è possibile che ci sia una roba del genere, non è ammissibile soprattutto, non è ammissibile. Quindi chi di dovere se ne occupi, perché questo è un bene pubblico e va curato, come tutte le altre cose. Quindi se, i cittadini di Faicchio dovrebbero incazzarsi neri proprio, dovrebbero essere arrabbiati, ma arrabbiati. Perché non è possibile. Quindi io invito di nuovo chi deve farlo. Signor Sindaco, lo faccia. Lo faccia perché i suoi cittadini hanno il diritto di usufruire delle cose giuste. Ecco, guardate qua, addirittura si è staccato il filo. Vedete che non è più attaccato al palo, eh. Si è staccato e praticamente sta a penzoloni. Anche qui con il rischio che comunque se viene giù, io penso che un po' di problemi li crea. Cioè, guardate un po' che razza di roba. Non è possibile che ci sia questa roba qua. Non è proprio possibile. Guardate come sta il filo rispetto al palo, eh? Incredibile. Eppure è così. Andiamo a vedere. Guardate ancora anche qua. Con i fili che stanno appeso, pendono praticamente fino ad arrivare giù. Guardate che roba. Si vede il filo che pende proprio tranquillamente, insomma, il vento lo porta di qua e di là. Ma vi pare possibile una roba del genere? Dai, io non lo so, io veramente faccio un appello, ma davvero di cuore, curatevi di questa roba qua. Ancora, guardate, che dico, qua addirittura si è staccato dal palo anche là ed è rimasto proprio volante. Ah, che roba! Il pezzo di legno praticamente è rimasto con il palo volante così, mentre il palo è lì.
Guardate, il pallo è lì che non c'ha nulla, e questo qua è staccato. È vergognoso, oltre che comunque essere pericolosissimo. Pericolosissimo. Guardate, lì pende sugli alberi. Il filo anche lì è retto dagli alberi, guardate, dalla vegetazione praticamente. Cioè, il filo che viene retto dalla vegetazione. Incredibile, eppure è vero. Il legname che qui è stato praticamente, evidentemente qualcuno ha potato gli alberi, li ha tagliati, e guardate, è rimasta la legna abbandonata così qua, in mezzo alla strada. Cioè, tutto abbandonato per terra. Non, boh, non lo so, ma qualcuno del comune ci passa ogni tanto di qua. Lo vedono tutti, penso, eh. Io, boh, non ho parole. Non ho parole e continuerò a dirlo finché qualcuno non faccia qualcosa. Guardate, ancora qua le cunette. Guardate in che stato si trovano. Cioè, è una roba che è inguardabile. Assolutamente inguardabile. Qui, vabbè, qua c'era un passaggio, però per il resto, guardate che roba. Guardate che razza di roba che c'è qua. Ma vi pare normale questa roba qua? Non è normale, no? A parte comunque che anche il manto stradale lascia da desiderare, però diciamo comunque la pericolosità sta nel fatto che le cunette sono assolutamente inguardabili, sono sporche, andrebbero pulite e sistemate, ma soprattutto i fili che ci sono sopra. Adesso andiamo più avanti a guardare, perché poi ce n'è ancora dell'altra roba, eh. Guardate, i pozzetti sono stati fatti nuovi a quanto pare. Evidentemente seguiterà l'asfaltamento della strada, però bisogna vedere quanto. Bisognerà vedere quando. Boh, vedremo. Noi ci informeremo comunque, anche se non siamo qua, terremo informati, perché voglio proprio ben vedere se questa roba qua andrà sistemata o no, perché è una denuncia forte comunque, è una denuncia forte. Ripeto, se fossi il sindaco del paese darei un occhio più da vicino, darei un occhio, manderei qualcuno dal comune a verificare e poi manderei qualcuno dal comune comunque a pulire come si deve, perché non è pensabile che ci siano queste robe qua così. Guardate anche qua i fili come stanno appese, a penzoloni. Che non è proprio il massimo della roba, non è il massimo e andrebbe sistemato. Guardate, vi sembrerà strano, però l'unica cosa che noto nuova di Zecca che è messa qui è questo cartello qua, ecco, che chiaramente porta il logo della regione Unione Europea e programma di sviluppo rurale 2007-2013, comune di Faicchio, via Pozzarachena. Ecco, guardate di nuovo i fili, partiamo di nuovo dai fili, perché su tutta la strada comunque è così. Guardate che razza di lavoro, è incredibile, è una roba che non si può guardare. E io sfiderei chiunque. Chiaramente anche le persone dovrebbero interessarsene. Questo palo qua, per esempio, anche lui sta partendo. Non è più dritto. Quindi, pericoloso anche questo. Cioè, è una questione di pericolo, soprattutto. Al di là del fatto che comunque dell'estetica, che comunque dovrebbe essere, è una questione... Guardate i fili come stanno qua. È incredibile, non è possibile vedere una roba del genere. Non si possono guardare, non si possono guardare. E poi arriviamo qua in fondo, guardate, questa è la ciliegina sulla torta. Cioè praticamente qua i fili sono caduti, di fatto, guardate. Il palo comunque anche lui è inclinato e i fili stanno per terra. Ma secondo voi è possibile una roba del genere?
ma è una roba da matti. Io adesso non so se c'è la corrente, non c'è la corrente, sarà il cavo del telefono, sarà quel che sarà. Però guardate, è per terra, è praticamente per terra, cioè, ma è una roba veramente inguardabile, è inguardabile, cioè ci sono i fili per terra, ragazzi, ma stiamo scherzando. Guardate, 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 accatastati qua, non so, è caduto, c'è un palo per terra che chiaramente teneva il filo legato, guardate, ma che roba. Boh, no, ma non si può, non si può. Questo è veramente, cioè, è da denuncia davvero, eh. Io non lo so, guardate, io non me la voglio prendere con nessuno perché, insomma, diciamo che non si conoscono le cause e vabbè. Però gli effetti si vedono, tutti. Cioè, guardate, il filo sta appoggiato sulla recinzione, poi pian pianino sale su. Ma è possibile, secondo voi? Qua c'è un palo nuovo. Magari avevano già iniziato a farlo e sono fermati qua, eh. Guardate, c'è un palo nuovo. Però, ripeto, si può guardare una roba del genere? No. E qui veniamo di nuovo, eh. C'è un palo nuovo. Il filo è stato attaccato alla meno peggio là sopra e comunque scende giù di nuovo, eh. Scende giù di nuovo perché, bah, semplicemente perché qui si è rotto il palo, guardate, cioè, ma questa roba qua è pericolosa, eh. Ma per qualcuno che passa con la macchina, ma guardate, c'è il palo intero proprio, è appoggiato sulla strada con dei fili così, ma non lo so, ma normale sta roba qua, guardate, è semplicemente caduto il palo, è caduto. Io ora non so da quanto tempo stia così, cercherò di informarmi, però è una roba che non esiste, non esiste al mondo, e boh, non lo so, io se fossi nelle autorità mi preoccuperei molto, ma avrei di corsa proprio a risolvere questo problema qua. Ora io non ho idea di cosa abbiano intenzione di fare, chi se ne deve occupare, però guardate, non è proprio possibile, non è possibile, è una roba inguardabile. Allora, signor sindaco, guardi, lei per primo, visto che è anche presidente della provincia, se ne faccia immediatamente carico. Per secondo, invito anche tutti gli altri cittadini, soprattutto quelli che ci vivono qua, a denunciarle queste cose qua. Non è possibile che si stia in queste condizioni qua, non è proprio possibile, è una vergogna. E queste cose qua vanno denunciate, perché? Perché qui parliamo di luoghi pubblici dove comunque vengono spesi dei denari pubblici e bisogna che vengano spesi come si deve, punto. Io non so se è stato finanziato, se non è stato finanziato, se bisogna iniziare a fare i lavori, però da come mi dicono che è già un po' di tempo che sta così, vuol dire che qualcuno non lo guarda o non vuole guardarlo, perché sennò diversamente se ne accorgerebbe. Non è possibile avere questa roba qua, non è proprio possibile. Guardate, il palo per terra, ma è una roba da matti, eh. Da matti, non si può, non si può. Prendete dei provvedimenti subito, anche perché questa roba qua è pericolosissima. Potrebbe capitare che ci passa qualcheduno, si rompe del tutto il palo e magari gli fa male, si fa male, ma non è possibile. Dopo diciamo, beh, è successo la disgrazia, non è una disgrazia, questa è l'incuria. Questo si tratta di incuria, eh. Incuria assolutamente, verso il bene pubblico di tutti, e non ci deve essere. Io ripeto, rinnovo l'appello, fate subito in fretta tutto quello che bisogna fare. Non dovete, anche voi cittadini che ci abitate, non dovete permettere che queste cose qua accadano e che non si faccia nulla. Con queste cose qua vanno denunciate da chi di dovere. Io purtroppo faccio questo perché non posso fare nient'altro, non abito qua, tra l'altro sono di passaggio anche, quindi non, però non va bene così, non va assolutamente. Io quando ho fatto la prima volta stamattina questa strada con la macchina sono rimasto veramente allibito. Dunque, ripeto, invito il signor sindaco a prendersene cura subito, perché non è possibile che questa roba qua ci sia così, non è possibile, guardate,
Non è proprio possibile. Ecco, da Massa di Faicchio, provincia di Benevento, forse per adesso è tutto. Torneremo a informarvi se qualcuno se ne occuperà. Un saluto a tutti, lei è un operaio, sempre attenta. E mi raccomando, ragazzi, quando le cose non vanno, denunciate, denunciate, denunciate. Se poi io vi posso essere d'aiuto, chiamatemi, che tranquillo, dove posso arrivare io arrivo e non ho nessun problema a farlo. Anche perché, ripeto, denunciamo cose che sono, si toccano con mano, visibile. Non è che stiamo parlando di cose così. Un saluto a tutti. Guardate anche la strada in che condizioni è. Cioè, ci sono dei buchi veramente che ci va dentro il piede, che è una bellezza proprio. Se qualcuno passa con una bici, mettiamo che un ragazzino che venga con la bici di qua, no? Inciampa qua, si fa malissimo e non va bene. Guardate, a che roba. Buchi ancora, ecco qua, guardate che roba, buchi, ancora buchi, è praticamente piena di buchi. Beh, insomma, almeno una toppa, io capisco che asfaltare la strada potrebbe costare molto di più, però meno le toppe mettiamole, perché è pericoloso soprattutto per i ragazzini che ci camminano. Presumo che comunque i ragazzini vadano in bici, quindi non è assolutamente sicuro. Fatele, perché non è che costa la fine del mondo. Ecco, qui per esempio c'è stata messa una toppa piccola, e anche qua, però solo questa. Vabbè, e le altre? Ecco, guardate, guardate che buche, boh, incredibile. Qua ho un'altra macchia di asfalto, e poi la strada è così, eh. Yeah. No, ma non si può.